Una buona giornata, buon inizio di settimana e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo purtroppo con la cronaca perché è stato recuperato morto lo speleologo rimasto intrappolato in una grotta vicino Rocca Morice. I due superstiti invece sono in buone condizioni. La procura di Pescara ha aperto un fascicolo sulla tragedia, tutti i particolari nel servizio di Giuseppe Dintino. Si è conclusa in tragedia un'escursione nella grotta di Risorgenza a Rocca Morice, alle falde della Maiella Pescarese. Tre speleologi, a causa del maltempo, erano rimasti bloccati nella cavità naturale. Due sono stati tratti in salvo, uno è morto. Si tratta di Alessio Carullo, 42enne originario di Arielli, nel Chietino. Carullo non era inesperto, era un geologo dello Speleo Club di Chieti. Faceva parte di un team di 5 persone, tra marchigiani e abruzzesi, che a turno stavano esplorando gli anfratti della montagna. La natura però può rivelarsi imprevedibile e fatale anche per i più esperti. Le forti piogge infatti hanno riempito l'angusto passaggio di acqua e detriti quando i tre si trovavano a circa 70 metri dall'uscita. A lanciare l'allarme ieri pomeriggio un uomo e una donna che dall'esterno della grotta si erano accorti che vi era stata una piena. Il soccorso alpino è riuscito a estrarre due degli intrappolati, un 31enne della provincia di Ancona e un 34enne di Pianella. Questi, trasportati all'ospedale di Pescara, sono ovviamente provati, ma in buone condizioni di salute. La grotta si è riempita improvvisamente, una piena incredibile, inaspettata, hanno raccontato i superstiti. Siamo vivi per miracolo. Nulla da fare invece per Carullo. Le operazioni di recupero sono andate avanti fino a notte fonda, impiegando quasi 100 soccorritori. I vigili del fuoco hanno utilizzato idrofore per svuotare i sifoni, pozze che possono allagarsi facilmente, ostruendo il cammino. Solo quando il livello dell'acqua è sceso abbastanza, sono riusciti a recuperare il corpo privo di vita del 42enne. L'uomo avrebbe commesso l'errore di infilarsi in un passaggio a testa in giù e probabilmente è morto annegato. La pioggia era annunciata, prevista dall'allerta meteo, ma nessuno si aspettava che la grotta potesse riempirsi in meno di un'ora. La procura di Pescara ha aperto un fascicolo sulla tragedia. Tutti i comuni ex zona rossa avranno il proprio aiuto economico dallo Stato. Infatti è stato modificato nei giorni scorsi l'emendamento che stanzia 40 milioni di euro per quei comuni con provvedimento di chiusura non inferiore a 15 giorni. Il servizio è di Stefano Recanati. Con la modifica dell'emendamento 112, il quale prevede lo stanziamento di fondi speciali ai comuni dichiarati zona rossa, tutti i 12 centri abruzzesi chiusi nei mesi scorsi causa presenza di focolai da Covid-19 potranno contare sugli aiuti economici stanziati dal governo nazionale. Infatti è stato approvato in commissione bilancio alla Camera dei Deputati l'emendamento per il sostegno economico e sociale a favore dei comuni fortemente colpiti dall'emergenza sanitaria. Si tratta di un fondo di 40 milioni di euro da ripartire tra i comuni dove, a causa di specifiche disposizioni statali o regionali, sia stato imposto il divieto di accesso e di allontanamento di tutti gli individui per un periodo non inferiore a 15 giorni. Dunque, per i comuni di Arsita, Bisenti, Castiglione Messerremondo e Montefino in provincia di Teramo, Civitella Casanova, Elice, Farindola, Montebello di Bertona, Penne e Picciano in provincia di Pescara, la frazione di Villa Caldari di Ortona in provincia di Chieti, arriverà il tanto atteso ristoro economico che verrà calcolato sulla base della popolazione residente e del numero di casi di contagio e di decessi da Covid-19 comunicati dal Ministero della Salute e accertati fino al 30 giugno 2020. Gli aiuti dovrebbero arrivare in tempi stringenti, visto che si tratta di somme per l'anno in corso. Si mette così la parola fine sulle polemiche generate nelle scorse settimane, quando con un primo decreto nazionale ci fu la decisione di escludere dalle risorse economiche tutti i comuni che avevano avuto provvedimenti di chiusura inferiori a 30 giorni. Siamo molto soddisfatti del fatto che sia stato approvato un emendamento che va a reinserire dei fondi per tutte quelle zone rosse riconosciute dalla regione e dal governo che all'inizio erano stati appunto esclusi. Nel decreto di lancio quindi si avrà un plafond di 40 milioni, questo grazie sicuramente al ministro dell'Interno Lamorgese che ho incontrato con il senatore D'Alfonso alcune settimane fa e in questo incontro si era preso appunto l'impegno di andare a trovare le risorse all'interno del decreto di lancio per aiutare tutte le zone rosse d'Italia e grazie al lavoro di alcuni parlamentari abruzzesi che con la massima attenzione, il massimo impegno hanno avuto la sensibilità di lavorare affinché queste risorse fossero rimesse all'interno di questo provvedimento.
50 anni fa si riunì per la prima volta il Consiglio regionale d'Abruzzo, celebrazioni limitate a causa dell'emergenza Covid e una storia che bisogna raccontare, le parole del presidente del Consiglio regionale, Sospiri. Il Consiglio regionale d'Abruzzo compie 50 anni. Le linee immaginarie che determinano dove inizia e dove finisce una regione furono inserite nell'ordinamento giuridico italiano nel 48, con l'istituzione della Repubblica e l'entrata in vigore della Costituzione. Allora si parlava di Abruzzi perché era stata decisa una maxi regione insieme con il Molise. Nel 63 due territori vengono scorporati e nasce così l'Abruzzo come lo conosciamo oggi, portando a 20 il numero complessivo delle regioni italiane. Ma è solo nel 1970 che la norma costituzionale delle regioni viene attuata. La legge del 16 maggio definisce le entrate tributarie regionali, l'esistenza di un patrimonio regionale e la creazione di un fondo interregionale. Il 7 e l'8 giugno si tennero le prime elezioni regionali e il 6 luglio si riunì per la prima volta nella storia il Consiglio regionale d'Abruzzo. Sono trascorsi 50 anni, ricordo che in quell'occasione non si riuscì però ad eleggere il Presidente del Consiglio regionale, che poi venne eletto in una seconda seduta che si tenne il 18 luglio al Forte Spagnolo, perché era il momento dei moti sulla scelta del capoluogo regionale tra L'Aquila e Pescara. Questo vi fa pensare quanta storia ci sia in mezzo da raccontare della nostra regione e della nostra nazione, perché è un anniversario, 50 anni dell'istituzione delle regioni, che riguarda tutta l'Italia. Questa storia la dobbiamo raccontare. Non ci è stato possibile farlo ora perché i noti problemi legati all'emergenza Covid, alla impossibilità degli assembramenti e dell'organizzazione delle manifestazioni, ma vogliamo farlo avvalendoci del nostro archivio, avvalendoci dell'associazione degli ex consiglieri regionali presieduta dal dottor Fanfani, che è qui. Vogliamo raccontare nelle scuole cosa sono state le regioni e cosa è stata la regione Abruzzo, e vogliamo capire, imparando da questi 50 anni di storia, come dobbiamo trasformare l'istituzione regionale, cioè come renderla più vicina, più efficiente e più coerente con i tempi che stiamo vivendo. Io traggo della mia esperienza in Consiglio regionale una positiva attività. Certo, non tutto quello che si poteva fare è stato fatto, ma molto di più di quello che si racconta di buono è stato fatto dalle regioni. Anche in questa emergenza mi pare che i presidenti di regione, che vengono chiamati così in maniera un po' superficiale governatori, abbiano comunque rappresentato un punto fermo. Slitta a metà settembre la prossima udienza preliminare sul disastro dell'hotel Rigopiano di Farindola. Nella tragedia del resort, che il 18 gennaio del 2017 fu travolto da una valanga, persero, lo ricordiamo, la vita 29 persone. L'udienza era già stata rinviata il 27 marzo scorso, nel pieno dell'emergenza Covid, e si sarebbe dovuta tenere il 10 luglio, dunque tra 4 giorni. Tuttavia, le esigenze organizzative legate alla necessità di garantire sicurezza e distanziamento sociale hanno imposto un ulteriore rinvio. In seguito ad un briefing che si è tenuto questa mattina tra il presidente del Tribunale di Pescara, Angelo Bozza, e gli esponenti del Ministero della Giustizia, si è dunque deciso di aggiornare l'udienza alla prossima data utile individuata intorno alla metà di settembre, senza spostare il procedimento in un palasport come era stato inizialmente ventilato, che avevamo raccontato, ma servendosi invece contemporaneamente attraverso collegamenti video di più aule del Tribunale Pescarese. In questo modo le oltre 250 persone, tra imputati, legali e parti civili, avranno modo di prendere parte all'udienza in piena sicurezza. Tra oggi e domani verrà ufficializzata la nuova data dell'udienza. Due aree del centro storico di Teramo saranno pedonalizzate per elevare la fruibilità di alcune zone della città. Progetto che in fase sperimentale sarà temporaneo, come illustra l'assessore al traffico del capoluogo abruzzino Maurizio Verna.
Abbiamo appunto definito due nuove aree pedonali all'interno del centro storico, temporanee, comunque in modo sperimentale, che riguardano: una è la prima, che da diciamo Corso dei Michetti, l'ultima parte da Porta Reale fino a Via Cirillo, e la seconda l'area che sta tra Via Comi e Via Veneto, quindi quest'area interessata molto in questo periodo da attività di ristorazione che nelle ore serali appunto sono piene di cittadini. Vorremmo renderla più vivibile limitando al massimo l'utilizzo delle auto e in questo modo appunto dare maggiore fruibilità a queste attività. Saranno appunto temporanei in modo sperimentale, vedremo, monitoreremo la situazione e partiranno dalle ore 18 alle ore 3 della notte. Dureranno fino al 31 di agosto e per quella di Corso dei Michetti sarà dal lunedì alla domenica, mentre quella di Via Comi e Via Vittorio Veneto sarà giovedì, venerdì e sabato sera, quindi diciamo nei weekend lunghi. E adesso rientriamo e andiamo in diretta, oggi un collegamento esterno, come vedete, dedicato assolutamente allo sport, perché vedo in collegamento, li saluto, gli do il buon pomeriggio, Paolo Renzetti e Andrea Costantini, perché come leggete dalla nostra news di qualche minuto fa, la notizia ufficiale, il Pescara ha esonerato Nicola Legrottaglie, che non è dunque più il tecnico della prima squadra. Ovviamente adesso c'è attesa per il sostituto. Buon pomeriggio ragazzi, insomma raccontateci questa mattinata convulsa. Grazie Jacopo, buon pomeriggio da Pescara, siamo nei pressi degli uffici della Pescara Calcio, un saluto da Andrea Costantini che con me questa mattina ha seguito, stiamo seguendo ancora passo dopo passo quelli che sono i fatti delle ultime ore. Come hai detto tu Jacopo, l'esonero che era tra l'altro annunciato già da qualche ora del tecnico del Pescara Nicola Legrottaglie, che da questa mattina, da circa le 13 poco prima, non è più l'allenatore del Pescara, è stato sollevato dall'incarico dopo la sconfitta di Cremona, ma più in generale dopo un ruolino di marcia in quanto a risultati sicuramente non entusiasmante: 13 partite da allenatore del Delfino e 13 punti su 39 in palio, 4 vittorie ed un pareggio, poi solo sconfitte per il trainer originario di Gioia del Colle. E dunque si attende ora l'ufficialità per conoscere il nome del nuovo tecnico della formazione biancazzurra. Bisognerà attendere, sono minuti, ore ovviamente cruciali, potrebbe essere sottile, ma potrebbe anche palesarsi il clamoroso ritorno sulla panchina del Pescara di Luciano Zauri, che si era dimesso nello scorso gennaio, lasciando poi proprio la panchina della formazione abruzzese a Luciano Zauri. Allora Andrea, possiamo dire che non è stata sicuramente una notizia a ciel sereno, già da ieri si erano, diciamo, erano iniziate a circolare le voci su un possibile esonero di Legrottaglie, e questa mattina la società pochi minuti fa ha ufficializzato la notizia. Sì, è assolutamente così, peraltro tra poco ascolteremo il presidente Daniele Sebastiani che in un passaggio dice: è una decisione che avevo già maturato anche prima della trasferta di Cremona, perché tu gli hai posto una domanda se la partita di Cremona sia stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Lui ha detto no, era una decisione che avevo già maturato. Probabilmente cosa ha inciso in questa scelta? Uno, la confusione che sembrava regnare in Legrottaglie, sia per quanto riguarda le scelte tecniche, sia anche quando l'abbiamo ascoltato, lui ha parlato, ha fatto le analisi delle partite, sono sembrate delle analisi un po' fuori posto. Parlare di gare dominate a Pisa e a Cremona, partite nelle quali il Pescara incassa gol dopo 15 minuti, dopo 5 minuti, dunque va subito sotto, prova a reagire
agire, fa possesso di palla che è sterile contro due squadre che per scelta ti concedono campo e tu crei poco o nulla. Ecco, parlare di dominio sicuramente insomma è sembrato fuori luogo. E poi le scelte tecniche, scelte che non sono sembrate congrue, scelte che hanno a mio avviso, ma forse anche ad avviso della società, impossibilitato i calciatori di maggiore talento ad esprimere le loro migliori qualità. Penso immediatamente a Galano, penso in parte a Clemenza, penso a un Pucciarelli messo largo sulla sinistra nella partita di Cremona. Ecco, queste scelte probabilmente hanno minato la stabilità del gruppo, le certezze del gruppo, tant'è che lo stesso Sebastiani nel suo intervento parla di certezze. Andrea, ti interrompo perché quando è arrivato Nicola Legrottaglia, che di fatto è stato promosso dalla Primavera alla prima squadra dopo le dimissioni di Luciano Zauri, sostanzialmente quando si va verso una soluzione interna si parla sempre di normalizzatore, però ascoltando un po' il riepilogo delle ultimissime puntate, insomma, anche dal punto di vista delle scelte, Legrottaglia ha fatto delle scelte in controtendenza con la classica figura del normalizzatore. Soprattutto dopo il lockdown è chiaro che questa squadra non ha mai trovato la sua reale identità. Il meglio, il Pescara come gioco, lo ha fatto vedere a cavallo tra ottobre e novembre, con Borrelli in campo, con Macin e Galano alle spalle, e quello è stato il momento migliore come espressione di gioco del Pescara e anche come risultati. Poi anche Legrottaglia è partito con il 3-5-2, poi è tornato alla difesa a 4, un po' come Zauri, ha cercato il mandorlo nella matassa ma alla fine non lo ha trovato e ha praticamente mischiato troppo le carte, generato confusione, quella confusione che poi lo ha anche attanagliato probabilmente nelle analisi. Quindi questo mi pare sia successo in quest'ultimo periodo ed è significativo, lo ripeto, forse lo possiamo ascoltare Paolo, che anche lo stesso Sebastiani abbia detto: questa decisione l'avevo già in parte maturata prima della partita di Cremona. Sì, queste le parole, questo è il senso delle dichiarazioni rilasciate ai nostri microfoni pochi minuti fa dal presidente Daniele Sebastiani, che Andrea è uscito dagli uffici della Pescara Calcio qualche minuto prima e ci ha detto che non ci sono ancora sviluppi. Collegamento, non ci sono ancora sviluppi. Tra l'altro oggi la squadra tornerà agli allenamenti al Delfino Training Center e per quello che abbiamo saputo dovrebbe essere Bruno Nobili a dirigere l'allenamento, in attesa di ovviamente capire e conoscere il nome del nuovo allenatore del Pescara. Pole position. Però c'è il nodo del contratto, lui è legato al Catania fino a giugno 2021, ha un contratto firmato nel 2018 di natura triennale a cifre importanti. Già altri club in questa stagione hanno provato ad avvicinare Sottil, ma c'è stato sempre questo nodo, cioè quello della risoluzione, un po' per le cifre importanti del contratto e un po' perché il Catania sta vivendo una fase societaria particolare. A fine mese ci dovrebbe essere un cambio societario, c'è di mezzo anche uno stato di concordato preventivo che riguarda l'attuale proprietà, quindi insomma bisogna muoversi con i piedi di piombo in questa situazione. Potrebbe per questo non essere così semplice per Sottil liberarsi dal contratto, quindi è lui la prima scelta, ma occhio, perché se Sottil dovesse saltare per questi motivi, però c'è fiducia affinché si vada a buon fine, se dovesse saltare Sottil può tornare in auge Luciano Zauri. Attenzione però, se torna Zauri, che ha avuto dei problemi con una parte dello spogliatoio nel corso della sua gestione, quelle dinamiche potrebbero uscire fuori. E per quanto riguarda Sottil, aggiungiamo, c'è Andrea Di Grazia, sai bene Paolo che ci sono state delle vicende in passato che hanno creato attrito proprio tra lo stesso Sottil e Di Grazia. È vero che ora Di Grazia è un po' ai margini perché è infortunato, ma è un altro aspetto che evidenziamo. E poi l'ultima cosa, bisognerà capire Andrea se Sottil o Zauri saranno gli allenatori del Pescara o l'uno o l'altro fino al termine della stagione, o se ci sarà la possibilità per uno dei due o per chi prenderà il posto di Legrottaglia guidare il Pescara anche nella prossima stagione. Anche questo non è sicuramente un dettaglio da poco. Non è un dettaglio, però penso che sia naturale per un allenatore chiedere in questo momento, oltre che di chiudere questa stagione, anche il contratto per il nuovo anno, magari legato al raggiungimento della salvezza. Quindi in caso di salvezza rinnovo automatico. Però insomma poi saranno le parti a dover trovare eventualmente un accordo di questo tipo. Però ascoltiamo Sebastiani. Certo, certo. Sebastiani.
Presidente, di questi minuti la notizia è che Nicolae Grottaglia non è più l'allenatore del Pescara. Sì, mi dispiace perché quando si prende una decisione di questo tipo è sempre una sconfitta e quindi dispiace, però era necessario perché dobbiamo avere delle certezze, quelle certezze ci devono far andare in campo con la consapevolezza che i giocatori devono avere per cercare di portare a casa i punti necessari per la salvezza. La sconfitta di Cremona possiamo dire che è stata, Presidente, la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso? Ma no, no perché era un pensiero che già avevo ed era un pensiero che avevo maturato insieme ai collaboratori, a Bocchetti e a Repetto, perché vedevamo che qualcosa non andava e quindi non è un risultato che ti fa cambiare un insieme di cose, e quindi abbiamo deciso di interrompere il rapporto. Sarà Sottile il nuovo allenatore del Pescara? Vedremo, entro oggi prenderemo una decisione. Quindi venerdì ci sarà il nuovo tecnico in panchina in una gara delicatissima come quella con il Perugia? Sì, sarà il nuovo tecnico, perché io non lo posso fare, quindi è evidente che ci sarà un nuovo tecnico. Quindi, ma tanto le gare da qui alla fine sono tutte delicate, i risultati in Serie B sono sempre risultati a sorpresa, c'è magari il Livorno che batte la Juve Stabia in casa e quindi... Così come il Pisa che va a vincere a Spezia e nessuno magari avrebbe dato questo risultato, però il Pescara sa che deve conquistare 6-7 punti e ce la deve mettere tutta da qui alla fine per fare questi 6-7 punti. Sei partite di campionato con un calendario, Presidente, non semplicissimo. Ma tutti i calendari, tutte le squadre hanno calendari semplicissimi. Ho visto stamattina sul quotidiano il centro la tabella delle partite che restano per le squadre che potenzialmente devono mantenere la categoria. Credo che non ci sia un calendario più morbido di un altro, quindi le squadre sono tutte quante squadre attrezzate in Serie B, quindi bisogna sempre fare attenzione con tutti e contro tutti, però per fortuna poi anche gli altri devono incontrare le stesse squadre, ci sono degli scontri diretti, quindi credo che con 6 o 7 punti la quota salvezza ci sia. Presidente, Le Grottaglie era subentrato il 20 gennaio scorso a Luciano Zauri, e in queste ore si parla anche di Zauri, potrebbe esserci un clamoroso ritorno? Potrebbe esserci anche il clamoroso ritorno, però io credo che in questo momento dobbiamo guardare una serie di cose, stiamo valutando una serie di cose, nel pomeriggio prenderemo una decisione. L'ultima cosa, Sottile è legato ancora al Catania, avete sentito la società siciliana? Ma noi non dobbiamo sentire nessuno, perché non è che siamo noi che dobbiamo sentire, eventualmente sarà lui che dovrà sistemare le cose col Catania, quindi so che è legato ancora al Catania, ma se decideremo per Sottile probabilmente sarà lui a risolvere il problema con il Catania. Hai parlato con la squadra? Oggi pomeriggio farò, in occasione del tampone, farò due chiacchiere anche con la squadra, perché è giusto che anche la squadra si prenda le proprie responsabilità, perché qui quando le cose vanno bene il merito è di tutti, quando le cose vanno male il demerito è di tutti anche in questo caso, quindi tutti siamo sotto processo, quindi anche la squadra dovrà capire dove sta sbagliando anche la squadra, qualcosa sicuramente sbaglia. Io credo che, ripeto, da quando abbiamo riniziato il campionato credo che non abbiamo fatto partite dove abbiamo meritato di perdere in maniera, anzi, se avessimo pareggiato le due partite di Pisa e Cremona nessuno avrebbe potuto dire nulla, però se questo non succede vuol dire che qualcosa dobbiamo migliorare, vuol dire un po' di cattiveria in più, un po' di furbizia in più, un po' di cuore oltre l'ostacolo dobbiamo buttarlo. Oh, ragazzi, dopo aver sentito l'intervista, un paio di considerazioni rapide. Allora, questione clamoroso ritorno Zauri, dal tono della voce mi sembra ni, più tendente al no che al sì, il presidente Sebastiani. E poi altra considerazione che volevo sviluppare rapidissimamente con voi, ma se è stato deciso prima l'esonero di Le Grottaglie e prima della partita di Cremona, questo vuol dire che se magari non fosse arrivata una sconfitta ma anche solo un pareggio, il Pescara avrebbe continuato con un allenatore in cui la società però non credeva più.
Beh, ci può stare, sono cose che tu puoi maturare all'interno, nel tuo pensiero, che puoi condividere con i direttori, poi però tra il dire e il fare, no? C'è un provvedimento da prendere e ci sono dei risultati da portare a casa. È chiaro che se Pescara avesse pareggiato a Cremona, magari le Grottaglie sarebbe ancora sulla panchina del Pescara, anche se nel management qualche problema era stato palesato. Quindi insomma è un qualcosa che poteva essere. Poi è arrivata questa sconfitta che evidentemente ha fatto venire fuori quelli che erano i pensieri dei direttori, e quindi questo fatto che probabilmente le Grottaglie era un po' in confusione, non aveva più in mano il gruppo e quindi era giusto avvicendarlo. Chiariamo subito, la scelta del Pescara è su Sottil, soltanto in caso di impossibilità di arrivare a Sottil ci sarebbe una soluzione B che nel caso risponde a Zauri, però è fuori di discussione che l'ipotesi principale è quella di Sottil. L'ultimissima sul nome di Sottil, ragazzi, siccome poi peraltro insomma il nome, il cognome dalle parti biancazzurre non è nuovo, il che vuol dire che anche Riccardo, nel caso in cui arrivasse Sottil padre, anche Sottil Riccardo potrebbe avere una chance di ritornare a vestire il biancazzurro, sarebbe una strada diciamo quantomeno un po' più comoda. Poi bisogna ovviamente parlare con la Fiorentina, ci mancherebbe. Ma penso di no, dipende dalla Fiorentina e Riccardo Sottil, se torna a Pescara torna per una scelta tecnica, perché Sottil era voluto a Pescara anche l'estate scorsa, si è lavorato per il rinnovo del prestito, quindi dipende dalla Fiorentina e dalla volontà della Fiorentina. Penso che il ragazzo che ora sta giocando con un po' più di continuità entrando dalla panchina, io penso che difficilmente si possa muovere, comunque difficilmente possa venire a Pescara nonostante ci sia il padre, quella poi sarebbe una casualità, ma dipende dalla Fiorentina e dalla volontà di dare in prestito il giocatore. No, io almeno la penso in questo modo. Sì, Jacopo, per chiudere un paio di notizie che riguardano sempre il Pescara, all'atere ovviamente della situazione tecnica con l'esonero di Le Grottaglie, perché abbiamo visto, l'hanno potuto vedere i nostri telespettatori, l'intervista con il presidente Sebastiani. Questa mattina il massimo dirigente del Pescara è stato a Chieti presso la sede della soprintendenza ai beni archeologici d'Abruzzo per parlare della questione stadio adriatico, dei lavori che potrebbero riguardare l'impianto Giovanni Cornacchia di Viale Pepe. Era presente anche il sindaco di Pescara Carlo Masci, e dunque questa mattina c'è stato anche questo importante step che preclude ad altri incontri per capire se e come potranno esserci nei prossimi mesi lavori allo stadio adriatico. E poi, come diceva anche il presidente Sebastiani, questo pomeriggio ci sarà l'incontro con la squadra al Poggio degli Ulivi, squadra che sosterrà gli allenamenti, come detto, probabilmente sotto la guida di Bruno Nobili, e in quei minuti evidentemente arriverà l'ufficializzazione del nome del nuovo allenatore della formazione biancazzurra. Ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio anche per averci un po' raccontato una mattinata ovviamente convulsa, averci fatto ascoltare le parole del presidente Sebastiani. Ovviamente io ne approfitto con la vostra presenza per dare appuntamento per questa sera, perché insomma la puntata di Replay con Enrico Rocchi, con Andrea Costantini, con tanti ospiti sarà assolutamente da non perdere, perché probabilmente saremo alle prese con il nome già del nuovo allenatore, anche perché il Pescara gioca venerdì, quindi insomma tra qualche giorno avrà una sfida importantissima contro il Perugia, che è avanti di un solo punto in classifica. Grazie ragazzi. Linea a voi. Grazie ad Andrea Costantini e a Paolo Renzetti. Noi rientriamo, continuiamo a parlare di calcio, ma scendiamo in Serie C, perché questa mattina c'è stata la conferenza stampa del presidente del Teramo Franco Iachini, che ha continuato a ribadire l'assoluta urgenza di vicinanza da parte del territorio teramano per continuare a portare avanti il progetto biancorosso. Lo ascoltiamo. Innanzitutto non è solo il Teramo Calcio che si trova un bivio, si trovano un bivio tutte le società professionistiche. E questo ve lo posso garantire, perché io ho parlato con diversi presidenti del mio girone e molti sanno che la prossima stagione sarà molto difficile, molti sanno che affrontare il prossimo campionato è, è,
è fondamentale per poter aspirare a raggiungere un'ottima posizione in classifica ed ambire a quello che sarà la riforma, a quello che sarà la cosiddetta C d'Elite o B2, non so come verrà chiamata, ma comunque questa sicuramente è quello che ridurrà oggi da 100 a 60 le squadre professionistiche, aumentando in questo modo i contributi per il sostentamento di una squadra professionistica, perché oggi una squadra professionistica ha dei costi insostenibili, non si può pensare che possa ricadere oggi tutto sulle spalle di una sola persona in una provincia, una piccola media provincia qual è quella di Teramo. Quindi se Teramo ambisce a cavalcare situazioni importanti che la mettono all'attenzione del panorama nazionale, bisogna dare un aiuto. Qualcuno mi ha rinfacciato che non volevamo far partecipare al capitale dei vecchi soci, sì, ma bisogna partecipare con i numeri adeguati, perché comunque questa è un'azienda che ha investito milioni di euro, qualche decina di migliaia di euro non può avere riscontri. Sì, ce l'ha in termini proporzionali, perché i numeri poi dopo si fanno, le società vengono analizzate e valorizzate per quello che hanno e quello. Quindi poi certo uno può anche dare un contributo di 1000 euro, però naturalmente alla sua. Questo non abbiamo mai voluto precludere l'accesso a qualcuno. È normale che poi ognuno peserà col proprio peso, per carità, ci mancherebbe. Ma io sono magari riuscissi a condividere questi sforzi con altri imprenditori che vogliono raggiungere lo stesso obiettivo che ho io, cioè quello di far crescere il nome della città di Teramo in Italia. E si deve capire, io mi aspetto già dalle prossime settimane, nei prossimi giorni, le prossime settimane, dei riscontri. Devo dire che io già personalmente sto sollecitando alcuni chiamiamoli personaggi, referenti, persone che tengono al territorio di Teramo, tengono per tante ragioni e quindi spero che inizieranno a portare il loro contributo. La mia iniziativa è stata quella di organizzare una squadra, rifondare una società e l'abbiamo fatto, abbiamo riorganizzato anche un'ottima struttura tecnica sia della squadra che di tutto l'entourage, un ottimo stadio, quindi io ho dato il mio, adesso però continuare con la stessa forza sinceramente non me la sento, quindi faccio un appello più che un ultimatum, ho lanciato un appello affinché tutti gli uomini di buona volontà, a partire da chi ci governa, dal sindaco, presidente della provincia, deputati e consiglieri regionali del territorio, sensibilizzino tutta la parte produttiva del territorio affinché contribuiscono a sostenere questa squadra. Come lo sapranno loro nei modi e nei termini che potranno fare. Questo era l'ultimo servizio per la prima edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo che i contributi che avete appena visto sono già disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine e social. Prossimo aggiornamento con il TG6 alle ore 19. Per il momento grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.